Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Sono appena finiti i Game Awards. Mi sono collegato comunque durante la serata con lo smartphone per vedere se effettivamente avessero raggiunto qualcosa. E ovviamente, come già preannunciato in live ieri sera stesso, hanno inserito il nuovo banner con Aeris e Barrett. Ci sono delle novità che effettivamente non erano apparse nel data mining, che adesso andremo a leggere tramite le varie news, e quindi spero che queste notizie possano in un modo o nell'altro interessarvi. Cominciamo con una bella mazzata, dove praticamente abbiamo l'annuncio del level cap aumentato, quindi da 60 passiamo già a 65. E sembra quasi incredibile che io abbia portato comunque tutti i personaggi al 60 da relativamente poco tempo e già siamo pronti per il livello 65. Cioè, incredibile questa cosa. E veramente stanno accelerando in un modo pazzesco. Stanno veramente accelerando in un modo pazzesco. Dove praticamente l'update sarà previsto per noi il 15 dicembre, sempre alle 3 di notte. Quindi diciamo tra una settimana fondamentalmente avremo questo level cap, ma di conseguenza avremo anche il nuovo capitolo di Crisis Core, quindi capitolo secondo di Final Fantasy VII Crisis Core, che ovviamente verrà rilasciato tramite appunto update di storia, quindi abbiamo la possibilità di seguire la storia di Zack, una storia che comunque fondamentalmente conosciamo, quindi non mi aspetto chissà che cosa. Successivamente abbiamo la summon di Bahamut che viene ufficialmente annunciata all'interno del gioco, quindi avremo la possibilità di affrontare Bahamut e poterlo vincolare praticamente ai nostri personaggi. Poi ovviamente, come detto in precedenza, abbiamo il level cap che viene aumentato da 60 a 65. Poi nuovi dungeon che verranno aggiunti come Criterion e Crisis Dungeon, ovvero la fattoria, stavo dicendo, sì, la fabbrica abbandonata da Final Fantasy VII Crisis Core e la caverna delle Sanzin, che avremo la possibilità di poter affrontare ovviamente in difficoltà normal, poi hard, e dipende ovviamente in questo caso normal very hard e poi la Sanzin Cave in very hard. E poi abbiamo la campagna dei 100 giorni di rilascio del gioco. Ovviamente ieri avevo riportato la notizia in modo errato, effettivamente, infatti poi ho corretto tramite commento direttamente sul video, dove praticamente avevo scritto che la campagna sarebbe stata 100 giorni dal rilascio di Bahamut, ma non era così, erano Bahamut come summon, che per l'appunto arriverà in gioco, e successivamente la campagna dei 100 giorni. Abbiamo festeggiato i 77 qualche settimana fa, e invece praticamente il 15, in questo caso, che vabbè, 14-15 dicembre, praticamente il gioco supererà i 100 giorni di servizio, quindi avrà superato praticamente i 3 mesi. E grazie a questa campagna riceveremo ovviamente delle ricompense. Per quanto riguarda Bahamut, non vi ho detto, ah sì, ok, coming soon, quindi ancora non ci hanno messo la data, che pensavo avessero messo la data e me la fossi scordata. E praticamente verrà appunto impostata nel gioco una campagna che successivamente ci permetterà di ottenere diversi regali. Quindi questa comunque è una bella roba. Che regali che, come potete vedere, abbiamo praticamente la schermata di Bahamut e i 100 giorni per quanto riguarda la release del gioco, dove praticamente a partire dal 8 dicembre, dalle 3, quindi praticamente già da oggi, avremo la possibilità di iniziare questa campagna. Iniziare questa campagna che, come potete vedere, avremo praticamente dei login dove per 7 giorni, durante tutto questo periodo, avremo la possibilità di accumulare fino a 1000 cristalli blu e 30 tickets. Successivamente abbiamo
La campagna di Bahamut, con le missioni in questo caso del countdown per il rilascio appunto di Bahamut e dei 100 giorni, dove completando le missioni per questi 7 giorni avremo la possibilità di ottenere fino a 70 ticket, quindi praticamente 10 ticket al giorno. Tanta, tanta roba, ragazzi, veramente tanta roba. E, ovviamente, vabbè, questa è la campagna, quindi l'abbiamo discussa. Hell House, che è stata finalmente rilasciata, quindi la collab di Final Fantasy IX ci ha finalmente salutato e ha fatto spazio alla nuova Hell House Hunt. Quindi andiamo a vedere tutti i dettagli di questa Hell House, che ovviamente, come tutte le hunt che abbiamo affrontato in precedenza, ci consentirà di ottenere dei Victory Draw Tickets, che ovviamente potremo utilizzare per ottenere delle ricompense e dei premi in gioco. Ovviamente tra i premi che possiamo ottenere come jackpot abbiamo l'arma di Barrett, la nuova arma di Barrett, le memorie per Barrett e ovviamente le weapon parts di Barrett. In questo caso la nuova arma di Barrett si chiama Hell House Cannon, infatti come potete vedere ha una sorta di diciamo texture che richiama un pochettino la Hell House, dove abbiamo le refined ability, quella principale di boost HP, e l'abilità invece che riduce leggermente la difesa magica, quindi vuol dire che come al solito nelle armi free to play abbiamo una difesa magica low che diventa mid. Quindi abbassamento di difesa magica low barra mid, che ovviamente contraddistingue queste armi free to play. Non c'è altro da dire. E ovviamente per quanto riguarda invece il nuovo banner di Eris e Barrett, c'è una bellissima novità che ovviamente non era inserita nel data mining. Una bellissima novità che riguarda in questo caso l'arma di Eris. Infatti, come potete vedere, avremo la possibilità di ottenere l'arma di Barrett e l'arma di Eris. In questo caso, così come vi abbiamo, ne abbiamo già parlato praticamente ieri nel banner, solo che è stata aggiunta una nuova support materia. Le support materie, vi ricordo che sono per l'appunto quelle, diciamo, quelle materie che si attaccano fondamentalmente alle materie che equipaggiamo, ovviamente sbloccando il livello delle armi. Questa nuova support materia si sbloccherà al livello 70 dell'arma di Eris e vi consentirà praticamente di amplificare la vostra cura a tutti gli alleati. Quindi è come se avessimo praticamente la materia estensiva. Quindi è interessante questa cosa, perché qualsiasi materia di cura verrà amplificata a tutti. Quindi se abbiamo bisogno di un healing poison, possiamo mettere healing poison per tutti. Ci serve la cura fatigue, possiamo mettere la fatigue per tutti. Quindi è veramente un'ottima support materia. Non è da sottovalutare. Infatti avevo parlato del banner che è appunto da skippare. Ma io credo che, penso, molto probabilmente pullerò per ottenere almeno una copia dell'arma di Eris. È un'arma buona. Ragazzi, questa a sto punto diventa veramente un'arma buona, che ha una meccanica particolare che può permettere ad Eris di rimanere healer anche senza la Fairy Tail. È vero che comunque senza Fairy Tail Eris perde tantissimo per quanto riguarda la cura, ma fondamentalmente questa è una materia, o comunque una support materia, che ci serve solo ed esclusivamente per evitare che gli altri personaggi vengano in un qualche modo ingombrati da delle materie che non gli danno bonus, perché le materie di cura non danno bonus se ovviamente equipaggiate ad ogni personaggio, e vi fa risparmiare anche tempo, perché un personaggio si dedica alle cure e gli altri continueranno a fare danno. Infatti, come potete leggere, questa nuova particolare support materia estende le abilità di cure o cura da un target a tutti gli alleati. Questa materia è particolarmente efficace contro nemici che attaccano tutti gli alleati in una volta sola. Quindi ci stanno facendo capire che fondamentalmente la Hell House avrà molti attacchi AoE. L'arma esclusiva di Barrett, micro laser, e l'arma di Eris avranno questa nuova support materia attacked. Ecco, quindi anche l'arma di Barrett ce l'avrà. Questa, oddio, questa è una notizia molto particolare.
E poi c'è ovviamente riportata la nota dove praticamente l'effetto di questa support materia riduce la cura, comunque la ristorazione in questo caso, dell'ammontare del 40% quando viene applicata a tutti gli alleati. Quindi è vero che abbiamo un'estensione, ma abbiamo una riduzione del 40%, quindi non va a sostituire una fairy tale, non va a sostituire, diciamo, tutte quelle materie che vanno a curare, però questa potrebbe essere un buon spot per mettere appunto le cure da fog, da poison, da tutte, diciamo, quegli status alterati che effettivamente possono dare fastidio. Quindi Eris potrebbe tranquillamente giocare con un doppio slot, ovviamente arma nuova che comunque sia abbassa la difesa magica, e come sub weapon in base a quello che vi serve potreste ottenere, potreste giocare la Fairy Tail, potreste giocare la Sun Umbrella e di conseguenza gestire poi la situazione. Ovviamente mettere la cura mettere cura, non cure, ma cura come materia, non so quanto possa convenire, perché la riduzione del 40% è parecchio. Quindi sprecare, diciamo, 5 barre ATB per curare poco, tanto vale curare con la Fairy Tail piuttosto che utilizzare la cura. Questa, ripeto, è un buon slot, un buon support materia per le alterazioni di status. Per le alterazioni di status, che comunque curano poco a prescindere, è molto comodo per evitare agli altri personaggi di ingombrare spazio con una cura per il poison, cura per il fog, eccetera, eccetera. Quindi attenzionate questa cosa. E come potete vedere, qui abbiamo poi il vestito di Eris, dove, come vi ho detto praticamente come vi ho detto ieri, l'Ice Mastery non è l'Arcanum, quindi fate attenzione, perché l'Arcanum è una cosa, l'Ice Mastery è un'altra. L'Ice Mastery è una percentuale più bassa rispetto all'Arcanum, quindi valutate voi se ovviamente prendere anche il costume di Eris oppure no. Io personalmente parlando non mi interessa questo costume, fondamentalmente non mi interessa, però l'arma probabilmente di Eris sì, in questo caso l'arma di Eris sì, potrebbe anche interessarmi. Ovviamente queste armi saranno aggiunte in futuro ai prossimi draws, quindi potranno comunque essere recuperate in futuro, e ovviamente anche i gear, quindi i vestiti, potranno apparire in futuro. Poi riguardo la wishlist, ovviamente sappiamo come funziona, riguardo agli stamp sappiamo come funziona, nuovi pacchetti disponibili all'interno ovviamente del gioco, quindi abbiamo comunque la possibilità di acquistare nuovi pacchetti, e queste sono le classiche notizie che ci interessano. Per quanto riguarda invece la Hell House, volevo ovviamente in un modo o nell'altro vedere un pochettino come è combinata la Hell House. Ecco qua come si fa a giocare, ovviamente lo sappiamo, queste sono le specifiche dell'arma free to play di Barrett. Ecco, boss info, elementi raccomandati fuoco e ghiaccio. Questo fuoco mi puzza tantissimo, però il ghiaccio noi già, comunque, almeno io personalmente sono messo molto 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 bene, quindi non ho particolare problema, però il fuoco è interessante che abbiano messo anche il fuoco. Probabilmente nella seconda parte, quando avremo ovviamente anche la diciamo la Hunt X e tutto quello che ovviamente sarà la difficoltà maggiorata del nostro boss, è probabile che possa uscire qualche altro personaggio che avrà l'elemento fuoco, anche come arma free to play probabilmente, quindi un'arma free to play che faccia danni fuoco, oppure un personaggio che abbiamo visto durante l'evento di Natale, che potrebbe finalmente fare capolino con la testa e potrebbe finalmente decidere di farsi vedere. Chissà, non lo so, vedremo.
Vi faccio vedere anche appunto come è combinata. Sì, vabbè, qui lasciamo perdere tutto questo. Vi faccio vedere anche l'arma di Eris in questo caso, che come potete vedere, appena appunto la portiamo su, abbiamo attacco magico fisico, attacco magico e successivamente la cura per tutte quante le spell, che diventa all. Quindi direi veramente tanta roba. L'abilità ovviamente 340% single target con difesa magica che viene diminuita mid, ovviamente. Poi qui abbiamo mid che diventa high, quindi mid 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 high, e poi addirittura al massimo rimane sempre mid. Pensavo portasse direttamente high, invece no, rimane comunque mid. Per cui diciamo che vabbè, sì, qualche overboost fa sicuramente comodo, ma la cosa più importante è comunque averla anche in singola copia per sfruttare, se necessario, la cura AOE. Anche se ridotta, è comunque valida per utilizzare Eris magari un po' più offensivamente. Quindi valutate ovviamente il vostro investimento, ecco, mettiamola così. Niente, detto questo, io non ho nient'altro da aggiungere. Spero che il video possa esservi stato utile. Fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate di tutto ciò. Molto interessante questa nuova support materia. Io vi aspetto ovviamente con i prossimi appuntamenti. E detto ciò, ci becchiamo alla prossima. Bye bye!